funzioni iniettive, suriettive e biiettive. Cominciamo con ricordare la definizione di funzione. Se abbiamo due insiemi A e B, si dice funzione una relazione che associa ad ogni elemento dell'insieme A uno e un solo elemento dell'insieme B. Qui ne abbiamo un esempio, abbiamo una funzione che abbiamo chiamato F, che associa gli elementi di questo insieme A gli elementi dell'insieme B, ma in che maniera? Ogni elemento di A è associato ad uno e un solo elemento di B. 1 è associato a 6, 2 è associato anche lui a 6, 3 è associato a 8. Osserviamo che da ogni elemento di A esce una freccia e questa è una condizione necessaria affinché sia una funzione. E inoltre da ogni elemento di A esce una sola freccia, non ne escono mai due, altrimenti non si parlerebbe più di funzione. Altre notazioni che ricordiamo sono queste. Se scriviamo f di 1 uguale a 6, vuol dire che la funzione f prende il valore 1, lo elabora e lo trasforma in 6. Si dice allora che 6 è l'immagine di 1 attraverso la f e anche che 1 è la controimmagine di 6. Osservando questa funzione, quindi vediamo che la f di 2 è 6, cioè 6 è immagine anche di 2, e che la f di 3 è 8, cioè 8 è immagine di 3. Dopo aver ricordato questo, osserviamo che se noi abbiamo una funzione che va dall'insieme dei numeri reali all'insieme dei numeri reali, un grafico sul piano cartesiano è lo strumento principe per rappresentare la corrispondenza tra gli elementi di A che poniamo distesi sull'asse delle x e gli elementi di B che poniamo distesi sull'asse y. Osserviamo questo grafico. Questo grafico è a tutti gli effetti una funzione. Cioè, se noi prendiamo il valore 2 dell'insieme A, cioè sull'asse delle ascisse, vediamo che se tracciamo una perpendicolare, andiamo a incontrare la funzione e poi proiettiamo questo valore sull'asse delle y, incontriamo il valore 4. Questo significa che la mia funzione f associa al valore 2 di A il valore 4 di B, cioè l'immagine di 2 attraverso la f è 4. Quindi abbiamo un altro esempio, se io prendo il valore meno 1 di A, traccio una perpendicolare all'asse delle x fino a incontrare le funzioni, proietto sull'asse delle y questo punto e ottengo il valore 1. Ciò significa che la mia funzione associa al valore meno 1 il valore 1, cioè che la f di meno 1, l'immagine di meno 1 sulla y è proprio 1. Dopo aver ricordato queste cose, iniziamo a parlare delle funzioni iniettive. Diamone prima una definizione. Diciamo che una funzione da A in B si dice iniettiva se ogni elemento di B è immagine al più di un elemento di A. Come notate, ho messo in rosso la parola ogni e le parole al più perché sono fondamentali. Che cosa dice questa definizione in realtà? Che ogni elemento di B, cioè ogni elemento che io scelgo sull'asse Y, deve essere immagine al più, al massimo di un valore di X. Osserviamo che la prima funzione è iniettiva perché se scelgo ad esempio Y1, questo è immagine di X con 1. Se scelgo Y2, questo è immagine di X con 2 e solo di X con 2. Se scelgo Y3, questo è immagine di X con 3. Se scelgo un valore qua sotto, ad esempio meno 1, non è immagine di nulla, ma non importa, non è immagine di nulla, ma va bene così perché la funzione iniettiva dice che ogni elemento di B è immagine al più di un elemento di A, cioè può essere immagine o di un elemento di A o di nessun elemento di A. Questa funzione qui a lato invece non è iniettiva. Perché? Perché io riesco a trovare un valore y che è immagine di due valori di x, x con 1 e x con 2. In questo caso allora non parliamo di iniettività della funzione. Ora vediamo un modo immediato per capire se una funzione è iniettiva. Basterà osservare l'andamento della funzione. Se notiamo che nel grafico della funzione sono presenti delle onde, questa funzione non sarà iniettiva. Vediamo ad esempio questo grafico qui che rappresenta la funzione seno di x. Io riesco a trovare questo valore y che è immagine, guardate, di quante x con 1, x con 2, x con 3, x con 4 e così via. Ogni qualvolta quindi notiamo delle onde in un grafico, siamo sicuri che quella funzione non è iniettiva. Se invece l'andamento della funzione è monotono, cioè sempre crescente o sempre decrescente, la funzione è iniettiva perché preso un qualunque valore di x, di y, questo è al più immagine di un elemento di x. Parliamo adesso invece di funzioni suriettive. Vediamo quest'altra caratteristica delle funzioni. La definizione dice, data una funzione A,
che va da A in B, questa funzione si dice suriettiva se ogni elemento di B è immagine di almeno un elemento di A. Anche qui sono stati messi in evidenza le parole ogni e almeno che sono centrali nella definizione. Osserviamo la prima funzione è suriettiva, perché rispetto alla definizione in quanto qualunque valore io scelga sull'asse delle y, questo valore è immagine di almeno un elemento di x. Vediamo ad esempio l'elemento 1 è immagine di questo elemento della x. Questo valore di y proviene da 1, 2, tre valori di x, ma comunque qualunque elemento di y proviene da almeno un elemento di x, immagine di almeno un elemento di x. Osserviamo il secondo grafico, invece, in questo caso abbiamo una funzione che non è suriettiva, perché tutte le y che sono al di sotto del vertice non sono immagine di alcuna x, non provengono da alcuna x, perché guardiamo, se io prendo questo valore, questo è immagine sia di meno 1 che di 1 proviene da questi due valori di x. E così per tutti i valori che vanno dal vertice salendo in alto. Se invece prendo delle y qui sotto, queste non sono associate a nessuna x e quindi la funzione non è suriettiva. Anche in questo caso ho messo un metodo, vi offro un metodo che io ritengo abbastanza immediato per capire se una funzione è suriettiva. In cosa consiste questo metodo? Proiettiamo, immaginiamo di avere una luce che proietta il grafico della funzione l'ombra del grafico sull'asse delle y. Se quest'ombra copre tutto l'asse y, allora la funzione è suriettiva. Siamo sicuri che la y è associata, qualunque, tutte le y sono associate ad almeno un x. La prima funzione che vediamo qui non è suriettiva, perché ad esempio tutti i valori al di sotto di meno 1 sono al di fuori di questa ombra proiettata sull'asse delle y e quindi non sono immagine di alcuna x. Invece questa è una funzione suriettiva perché se proiettiamo il grafico della funzione sull'asse delle y, questa ombra che viene proiettata lungo quest'asse copre tutto l'asse. Parliamo ora invece di funzioni biiettive. Le funzioni biiettive sono funzioni che sono sia iniettive che suriettive, cioè hanno entrambe le caratteristiche, sia le caratteristiche dell'iniettività che quelle della suriettività. Ho preso una retta, questa qui è la bisettrice del primo e terzo quadrante. È una funzione biiettiva perché è iniettiva, infatti il grafico non presenta onde, cioè ogni y è associata al più a un valore di x. Se proietto l'ombra del grafico sull'asse delle y, quest'ombra copre tutto l'asse, cioè ogni elemento di y è associato ad almeno un elemento di x. Sappiamo da quello che abbiamo detto prima che la prima è la caratteristica di una funzione iniettiva, la seconda è la caratteristica di una funzione suriettiva. Questo grafico, questa funzione, avendo entrambe le caratteristiche, sarà funzione biiettiva. Dire funzione biiettiva, funzione bionivoca o funzione 1 a 1 equivale a dire la stessa cosa, queste tre espressioni questi sono sinonimi. Ora vediamo dei grafici e vediamo se abbiamo capito, quello che abbiamo spiegato sino ad ora. Cerchiamo di classificare secondo queste proprietà questi grafici. Il primo grafico, vediamo se è iniettivo. Per essere iniettivo non dovrebbe avere onde, no, questo ha delle onde e quindi non è iniettivo. Troviamo dei valori di y che provengono da più valori di x, quindi questa non è una funzione iniettiva, ma non è neppure suriettiva perché ci sono dei valori di y che non sono associati ad alcuna x, o meglio, se proietto il grafico sull'asse delle y, vedo che questa ombra non mi copre tutto l'asse y. Questa funzione invece è iniettiva, ma non è suriettiva. È iniettiva perché? Perché ad ogni y è associato al più un valore di x. Questi valori di y qua sotto negativi non hanno associato nessuna x, i valori positivi hanno associato una sola x. Non è suriettiva però. Vediamo ora queste ultime due funzioni. La prima è rappresentata da questo grafico rosso che rappresenta una funzione biiettiva. Quindi una funzione che sia iniettiva che suriettiva. È iniettiva perché non presenta onde e quindi ad ogni y è associata al più un valore di x, cioè ogni valore di y proviene al più da un valore di x. È suriettiva perché se proiettiamo il grafico della funzione sull'asse delle y, questa ombra del grafico copre tutta l'asse y, cioè ad ogni valore di y
corrisponde almeno una x e quindi è biiettiva. Il secondo grafico invece rappresenta una funzione suriettiva. Suriettiva significa che ad ogni valore di y è associato almeno un valore di x e vediamo che è così. Non è invece iniettiva perché presenta delle onde e quindi abbiamo dei valori di y che sono associati a più che provengono da più che sono immagine di più valori di x, mentre l'iniettività si ha quando ogni valore di y è immagine al più di un valore di x. Con questo abbiamo terminato.